Tra di noi è sempre stato così difficile parlare. Forse è colpa mia. Non riuscivo a fargli capire che volevo stargli vicino. Anche l'ultima volta che l'ho sentito per telefono. Forse voleva dirmi qualcosa, ma... E io ho riattaccato. In realtà ero in banca a versargli dei soldi sul conto. Perché avevo capito che era in difficoltà. Ma perché non gliel'hai detto subito? Sarebbe stato inutile. Mio marito era innamorato della grande Toile. Invece per me, lasciare la danza è stata una liberazione. Ho scoperto tante cose. Ho ricominciato a leggere. A leggere i tuoi libri, per esempio. E a non capire parecchie delle cose che c'erano scritte. Beh. A proposito, cosa vuoi dire con quella metafora del ventre gonfio dell'Occidente? Quella dei bambini africani. No, questa la so. Com'è che dici? E come dico? Dico... il ventre gonfio dell'Occidente e il ventre gonfio dei bambini. Perché non sembra, ma questi sono pensieri complicati. Non è che uno può raccontarli così in due parole, no? Ma lo sai che non credevo che tu fossi così? Cioè, così come?